Devo dire fin dall'inizio che sono qui con gioia, veramente con gioia, non tanto come antropologa quanto come donna. Come donna in cammino, donna che cerca. Pertanto donna beata, beata che a volte sente come in questo momento di trovare quello che di divino c'è l'umano. Come dice la voce profetica di Angela, beati coloro che cercano, perché troveranno il divino nell'uomo. Grazie Angela per avermi invitato a condividere con te questo momento e anche grazie per aver riempito di speranza e di utopia i camminatori e pellegrini della verità. Capire Maria vuol dire capire la donna. Capire la donna vuol dire capire il senso e la qualità della vita e conoscere la gratuità dell'amore e del rischio per l'altro e dare inizio a una storia nuova, l'umana divinizzazione. Dalla sua esperienza radicale, Angela ci pone davanti a una concezione antropologica di una profondità enorme, che ci obbliga a porci nuovamente la domanda filosofica fondamentale: che cosa è l'uomo? Che cosa è l'essere umano? L'essere umano è un animale di infinitezza. La realtà umana si sviluppa e definisce in un cammino spirale che va dalla materia alla coscienza, dal Big Bang alle costruzioni simboliche e spirituali che ci aprono all'inestinguibile. Dal punto di vista dell'evoluzione, l'essere umano rappresenta un immenso generatore di energia trasformatrice. La mano ci parla di questo. Dagli albori dell'umanità, nella savana africana, il dialogo della mano con il cervello è andato tessendo l'infinitezza. Ha creato l'utopia. Dalla mano utensili lavoro che creò l'ascia di silice, fino alla mano arte spirito delle incisioni rupestri. L'essere umano corona il vertice biologico di una piramide evolutiva che ascende nella spirale della complessità, dalla mamma Eva procariote fino alla rivoluzione femminista. Spirale della complessità che già agli inizi dell'umanità ci mostra l'uomo e la donna come utopia sostenibile, come forza che trascende i limiti e si libera dai legami della necessità. Infinitezza. Creatività gioiosa e divinizzante, e questo il messaggio che Angela ha ricevuto attraverso la sua esperienza mistica con Maria. L'esperienza del corpo, mostrata da Angela nel suo libro, ci parla di questo quando scrive «E non ho visto Maria in corpo e spirito». Quel corpo era il suo corpo personale, anche se lo ravvisavo come corpo dell'umanità realizzata. Quel corpo reale e senza limite lo riconoscevo come il mio corpo possibile, finalmente adatto alle mie esigenze. Era naturale per me pensare in quel momento che la giusta conclusione di una vita passata tra il desiderio e gli insuccessi fosse la vita eterna, nella sua pienezza, cioè anche con il mio corpo, senza passare attraverso la morte. È nelle nostre possibilità di adeguare i nostri sensi alla realtà nuova che c'è in noi e attorno a noi, come è nelle nostre possibilità quella di adeguare a noi la realtà attraverso la creatività. Abbiamo compiuto attraverso la storia tanto cammino evolutivo, ci siamo fatti sempre più potenti, intelligenti, sensibili. Potremmo quindi diventare sempre più buoni, pacifici, sapienti e amanti, e mutare così i nostri sensi, la nostra comprensione, la nostra visione della vita.
La seconda proposta antropologica che contiene il testo di Angela sarebbe: l'uomo è un animale religioso, inteso non in un senso istituzionale, bensì ontologico. Prendiamo qui il senso profondo che dà alla parola religioso Carl Gustav Jung. Religioso da religare, o cioè unire di nuovo quello che è stato separato, diviso, rotto. L'essere umano è un animale che cerca la felicità e la trova, lo ammetta o no, attraverso l'unità e l'armonia con se stesso, con gli altri, con la natura, con tutto ciò che esiste. Perché il grande peccato antropologico è il dualismo, la separatezza, la divisione, l'aver perduto le radici ontologiche che ci uniscono a tutto, come oggi torna a mostrarsi la fisica. Per questo, come scrive Angela nel suo libro Capire Maria, dobbiamo cercare di togliere il velo dai nostri occhi che ci impedisce di vedere la possibilità in noi e fuori di noi. Dobbiamo risorgere alla speranza, farne il fulcro della nostra vita per non essere preda dei timori che paralizzano la nostra creatività e ci fanno ristagnare nell'uguale. Non dobbiamo avere timore di concepire l'amore come la nostra qualità più fonda e la vita liberata dal dolore e dalla morte. Desiderio e esigenza, dice Angela, di totalità e sintesi, di armonia di tutto lo esistente dentro e fuori di me. E questa è infatti la qualità più autentica e profonda di quello che siamo. Ma è precisamente a questo punto che entra in gioco la donna, o meglio, il principio femminile che ogni uomo e ogni donna hanno dentro di sé. Amore, dedizione, dono di sé, comprensione, forte contatto con l'interiorità, sensibilità, tenerezza, sono caratteristiche dell'anima, della donna essenziale che c'è in noi. Come dice Leonardo Boff, dobbiamo ora scoprire il volto femminile e materno di Dio. Solo dalla donna madre natura cosmica che c'è in noi, armonizzatrice, unificatrice di tutta l'energia evolutiva che ci costituisce dal Big Bang, solo da questo principio femminile è possibile capire Maria e intraprendere una nuova e definitiva tappa storica. La coscienza mistica e amorosa, la divinizzazione dell'uomo, la nascita del mistico piteco. Così concludiamo nuovamente con le parole di Angela. Capire Maria vuol dire capire la donna. Capire la donna vuol dire capire il senso e la qualità della vita e conoscere la gratuità dell'amore e del rischio per l'altro e dare inizio a una storia nuova, l'umana divinizzazione. Molte grazie.